La nomina di Pancrazio Cordone, segretario generale della CGIL di Teramo, è arrivata dopo la 2 giorni di congresso. Cordone, teramano di 48 anni, 2 figlie, con una militanza nella sinistra giovanile. Nella sua carriera, l'impiego in provincia nel 2002 e l'immediato impegno nella CGIL, prima come RSU, poi come funzionario nella funzione pubblica che dal 2016 guida come segretario, e ha fatto convergere su di lui la quasi totalità dei voti, raccogliendo l'eredità di Giovanni Timoteo, che va in pensione dopo aver tenuto il timone del sindacato per 6 anni. Con questo nuovo ruolo di segretario generale della Camera del Lavoro, l'impegno sarà portare avanti quello che il documento politico uscito dal congresso ci ha consegnato. È un ruolo, come dire, nuovo per quanto mi riguarda, e cercherò di onorarlo nel migliore dei modi. Il nuovo segretario, durante il 10° congresso provinciale, però, ha voluto anche lanciare una frecciatina al mondo della politica locale. Lo scenario politico della nostra provincia credo che sia abbastanza avvilente. La provincia più forte economicamente dell'intero Abruzzo non riesce ad esprimere, anche grazie alla riforma elettorale, per cui non abbiamo dei parlamentari, non abbiamo un collegio unico che rappresenti la nostra provincia, ci consegna un quadro di debolezza istituzionale, una debolezza istituzionale che spesso si traduce in debolezza in termini di ricadute economiche delle possibili capacità, delle possibili risorse da mettere in campo, da spendere sul territorio per creare occupazione. La vicenda della provincia, come dire, la responsabilità dei partiti, non necessariamente, non si entra nel merito dei candidati, ci dà un segno di una debolezza, su questo territorio.